Sviluppare una personalità del brand molto specifica vuol dire anche e soprattutto poi metterla in azione, quindi fare delle azioni per esprimerla. E uno dei primi modi per farlo è quello di sviluppare un tono di voce aziendale ben specifico, un tono di voce che poi ci rende memorabili e riconoscibili. Come facciamo a mettere insieme la brand personality con il tono di voce? Cioè, da dove partiamo? Beh, partiamo dallo sviluppo della personalità del brand. Per farlo ti lascio adesso in questo video alcuni esercizi che puoi fare per iniziare a pensare a come sviluppare la personalità e poi legarla al tono di voce. Per svilupparla ti lascio alcune domande, poi ne puoi trovare anche altre. Devi pensare appunto al tuo brand come una persona e iniziare a chiederti: beh, ma se fosse una persona, in cosa crede o in cosa non crede, no? Due emozioni molto forti. Cosa ama, cosa odia del mondo? Anche queste sono emozioni molto forti. Quali sono i suoi valori? Come li esprime? Qual è la filosofia di vita? Vedi, andiamo a parlare di una persona e poi andiamo anche molto nel dettaglio. Ad esempio, se dovesse rimproverarti, come lo farebbe? O se dovesse complimentarsi con te o incoraggiarti, come lo farebbe? Ecco, queste sono tutte domande che ti permettono di pensare alla personalità come qualcosa di vero, all'azienda come una persona. Puoi farti anche altre domande tipo: come è vestita, come si veste di solito, se mi portasse da qualche parte a divertirmi, dove mi porterebbe? Questo ti permette alla fine di avere un'immagine ben chiara della personalità del brand e addirittura del brand come persona. Adesso dobbiamo costruire un tono di voce, cioè dobbiamo trasferire questa personalità nelle parole del brand, perché poi il brand comunica in tutti i modi, anche nel negozio il brand comunica, no? Con il modello di servizio, come i commessi e le commesse comunicano, quello che c'è scritto sul muro, anche i colori del negozio, sono tutti elementi del tono di voce. E online ovviamente ci sono tantissimi elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Una prima cosa che ti consiglio di fare è andare su toneofvoice.biz e scaricare il mio modello gratuito. Vedi che qui ci sono degli esempi di personalità e di tono di voce e poi però delle domande precise con esempi su come trasferire questa personalità, questo tono, appunto nelle azioni del brand. Se vuoi andare più a fondo vai a vedere il mio libro Come parlano i brand, lì lavoriamo proprio sul tono di voce e quindi costruiamo nel dettaglio un tono di voce aziendale. Dal libro ho preso alcune tabelle che ti mostro qui, ad esempio questa. In questa tabella prendiamo quello che abbiamo detto sulla personalità, ad esempio una personalità energica e avventurosa di un brand, ci leghiamo un valore, entusiasmo per la vita e poi ci chiediamo: ok, questa persona come si esprimerebbe nel mondo, no? Quali sarebbero parole e concetti che userebbe? Beh, ad esempio, entusiasmo, voglia di vivere, bellezza, la bellezza di una sorpresa, non perdere mai il tuo entusiasmo, colorare il proprio mondo. Ecco, questi sono esempi di come proprio parlerebbe il brand. E quindi un brand che sta parlando in un post su Facebook finirà il post dicendo magari: non perdere mai il tuo entusiasmo, la tua energia e vita. Ok? È un tono di voce per questo tipo di brand. Un altro tipo di brand, magari più sofisticato, parlerebbe in un modo diverso. E poi possiamo mettere proprio degli esempi concreti come quelli che vedi a destra, no? Oggi sarà una giornata speciale, quando meno te lo aspetti arriva questo, che bellissima sorpresa, non trovi? Con magari tre punti esclamativi. Ecco, questo è un esempio di come poi esprimiamo con le parole il tono di voce e la personalità del brand. Questo ti permette poi di codificare un tono di voce che sia allineato perfettamente con la brand personality. Andiamo a vedere anche la filosofia del brand. Ci facciamo delle domande sul brand e poi andiamo a codificare ancora una volta il tono di voce, quindi andiamo a legare la brand personality alle parole. Ad esempio, ci chiediamo: in cosa crede il brand? Come vuole fare la differenza nel settore o nel mondo? Come vuole ispirare il pubblico? Ok? Ce lo diciamo, ad esempio: crede nel coraggio di esprimere se stessi, oppure come vuole fare la differenza nel settore con prodotti che anche ragazzi più giovani possono permettersi. E poi come esprime tutto questo?
Beh, ad esempio, in cosa crede il brand? Crede nel coraggio di esprimere se stessi? Potrebbe esprimerlo così. Sai quanto vali? È il momento di uscire dalla strada già tracciata e mostrare la tua personalità. Ecco, questo potrebbe essere un post di questo tipo di brand. Vedi che poi è più facile trovare anche una differenziazione nelle parole e quindi attirare quel pubblico che verrà ispirato dalle nostre parole. Un'ultima tabella che ti vorrei far vedere è un esercizio che parte dallo storytelling, perché ci dobbiamo ricordare che la storia che dobbiamo raccontare non è la nostra storia, ma la storia dei protagonisti veri, delle protagoniste vere, cioè i nostri clienti e le nostre clienti. Noi siamo solo il mezzo di trasformazione, siamo la guida che aiuta le persone a raggiungere i loro obiettivi. E allora facciamoci questa domanda: l'azienda che guida sarebbe, no? Ha la sua personalità e quindi quale sarebbe la guida giusta? Beh, potrebbe essere un saggio maestro di arti marziali. E quindi che stile ha? Beh, caldo, che ispira, che spinge in avanti. Come aiuta il protagonista? Andiamo sempre più nel concreto. Lo aiuta a superare le sfide con saggezza, lo incoraggia nei momenti difficili. Bene, e adesso il problema è come parliamo, come postiamo sui social network, come parliamo sul sito web. Beh, ad esempio possiamo creare delle citazioni, oppure quando è il momento di trovare la tua strada lo devi cogliere, questo potrebbe essere un esempio di tono di voce, o ancora chi entra nell'arena non fallirà mai. Senti che questo è vicino magari a Nike, no? Quindi vedi che poi riusciamo a codificare un tono di voce in modo molto più semplice. Ecco, questi sono esempi di lavoro sulla personalità del brand che poi si traducono in tono di voce. Alla fine cosa avrai? Avrai una personalità del brand bella, differente, posizionata, forte, emotivamente carica, che aiuta il pubblico a sceglierti perché si sentono in linea con la tua filosofia, quello in cui credi e cui non credi, e le tue pubblicità, i tuoi post sono più memorabili perché? Perché si differenziano e perché sono più emozionali. Quindi è un lavoro che può essere complesso, può essere lungo, ma che poi ti darà tantissimi vantaggi per tanti anni, perché poi la personalità non è che cambia ogni 5 minuti. Scaricati il mio modello sul tono di voce, ti ho già parlato del mio libro, se vuoi puoi allenarti con me anche su Content University Academy con un corso sul tono di voce molto approfondito. Lavora sulla tua brand personality e codifica un tono di voce indimenticabile.